Sabato 13 agosto. Matteo 13, 54, 58. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: «Da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli, Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose?» Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua». E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi. Gesù torna a casa sua a Nazaret e comincia a insegnare nella sinagoga di Nazaret e la folla è esterrefatta. Dice: «Ma questo non è Gesù, non è il figlio di Giuseppe. Ma cosa gli viene in testa? Si è montato la testa, fa il mistico? Che è sta storia?» Interessante, perché l'annuncio viene ostacolato, viene bloccato. Gesù non può fare nessun miracolo, nessun segno dall'incredulità. E da cosa deriva questa incredulità? Dal fatto che Gesù è, potremmo dire, poco straordinario. Conosciamo tutto di lui, è quasi un profeta banale, un Dio banale. A volte succede a me anche così, devo essere sincero. Quando ricevo la parola, l'annuncio, da un prete, da un amico, molto spesso corro il rischio di andare a indagare chi è questo. Guardo come si atteggia, che tono usa, insomma sono pieno di pregiudizi e mi sembra che sia magari poco devoto, poco santo, poco coerente, un po', come dire, immischiato. E insomma, il mio giudizio diventa un pregiudizio che impedisce alla parola di raggiungermi. Allora è interessante, perché se c'è un messaggio lungo la Bibbia, nei 73 libri che compongono la Bibbia, è proprio questo. Cioè il fatto che il Signore usa strumenti inadeguati per raggiungerci. Paradossale che proprio in casa sua Gesù non venga accolto perché lo conoscono. Paradossale che non riusciamo ancora, loro e noi, a capacitarci di questo Dio che si è fatto uomo dal volto umano e che ci raggiunge nella quotidianità e senza cose straordinarie.